L'Università di Modena e Reggio Emilia propone nel laboratorio di analisi dei dati una serie di moduli che consentono agli studenti di apprendere l'uso di alcune applicazioni software importanti per l'analisi dei dati socio-economici. Questi moduli, che caratterizzano 5 software, saranno presentati da ricercatori, ciascuno dei quali ha un'esperienza molto importante negli ambiti di uso di questi software. Antonella Cavallo, Maddalena Cavicchioli, Francesco Pagliacci, Riccardo Righi e Simone Righi presenteranno in ciascuno dei moduli MATLAB, QGIS, R, Stata. Sono questi quattro i software principali che destiniamo da quest'anno all'apprendimento delle tecniche di elaborazione dei dati. A questo abbiamo pensato di affiancare la presentazione di un'altra applicazione software, LaTeX, che consente la stesura di presentazioni di testuali, ma anche di presentazioni per video oppure per poster, che sono forme di presentazione degli elaborati realizzati dopo che si sono analizzati i dati. Beh, innanzitutto, quali sono i prerequisiti? Tendenzialmente nessuno. I corsi sono a un livello molto elementare e consentiranno a chi segue ciascuna presentazione e le attività di esercitazione di ciascuno di questi corsi di apprendere l'uso di questi strumenti. Il contenuto del corso è per ciascuno dei moduli strutturato nello stesso modo. C'è una prima parte di presentazione dell'ambiente di programmazione e del linguaggio di base, la sintassi. C'è una seconda parte dove vengono invece presentati dati simulati o dati reali, statistiche descrittive, rappresentazioni grafiche. In ciascuno dei moduli si troveranno affrontati dei problemi speciali che caratterizzano un software rispetto all'altro. La descrizione dettagliata di ciascuna delle applicazioni software è presentata in ognuno dei moduli e troverete i dettagli che caratterizzano la specifica applicazione software. C'è un punto importante che riguarda gli esercizi e l'autovalutazione. Gli esercizi possono addirittura costituire un espediente che stimola l'esplorazione del modulo. Se in fondo un esercizio lo riesco a risolvere, posso passare alla sezione del modulo successiva. Ma se non lo so risolvere, apprenderò in maniera forse più efficace che cosa la presentazione degli strumenti per risolvere quell'esercizio mi propongono. Vorrei concludere con un aspetto specifico sui testi di riferimento. Così come ogni modulo presenta esercizi e prove di autovalutazione, ogni modulo presenterà gli specifici riferimenti, oltre che il collegamento da cui scaricare l'applicazione software. Ecco, la conclusione è sostanzialmente su cosa ci aspettiamo, su cosa dovete aspettarvi di apprendere da questo insieme di moduli. Innanzitutto, la capacità di analizzare e selezionare qual è l'applicazione software più appropriata per affrontare il problema di ricerca che state prendendo in esame in un insegnamento o nella vostra tesi di laurea. La selezione degli strumenti software più efficaci dipende anche dalla specifica parte del problema di ricerca che intendete analizzare. Potreste combinare alcuni di questi software insieme all'interno dello stesso problema di ricerca. Immaginate di dover fare la fusione di alcuni database e di doverne poi fare una rappresentazione, grafica. Potreste incrociare l'uso di alcune parti di Stata con R. In realtà la cosa che apprenderete è che questi linguaggi di base vi consentono ogni volta di trovare la soluzione migliore rispetto allo specifico problema che dovete affrontare. La descrizione teorica è molto più complicata di quanto non sia l'effettivo utilizzo di questi strumenti. Concludo questa presentazione dicendo che il vostro apprendimento è una sperimentazione anche per noi. Stiamo provando strumenti più efficaci per proporre agli studenti di padroneggiare quattro
quanto servirà non solo oggi, ma per molti anni a venire nella attività di studio e di lavoro. Ma ci stiamo anche misurando con strumenti nuovi e stiamo allargando la proposta di questa presentazione di applicazioni software a un pubblico molto più vasto. Crediamo infatti come università che sia importante iniziare a dotare non solo i nostri studenti, ma tutti coloro che sentono un bisogno di aggiornare le proprie competenze, tutti coloro che pensano che questa sfida si può vincere apprendendo insieme. E a tutti loro che do un augurio di buon lavoro.